senso comune, ma la ricerca di anni e anni della comunità scientifica. Intanto un ultracattolico che è nato anche dalla D'Urso, il signor Eliseo Bonanno, dice: questi stronzi come i nazisti stermineranno chi ha sviluppato la disabilità da vaccino. Eliseo Bonanno ha una sua comunità, vuole rinunciare anche alla carta d'identità nazionale perché lui dice di essere l'ambasciatore di Dio. Eliseo Bonanno, andatelo a vedere, eccolo qua. Dei veleni inventati dai nazisti, dello sterminio che hanno programmato e fatto, sterminando coloro che avevano degli handicap, come oggi ce ne sono tanti che hanno i figli che hanno inabilità dovute ai vaccini, che questi stronzi prevederanno pure di sterminare coloro che sono portatori di handicap. È iniziato lo sterminio degli innocenti con la vaccinazione dei bambini. Eliseo Bonanno, un predicatore, si dice ambasciatore di Dio, ha anche una sua piccola comunità di seguaci, caro Parenzo. Capisci che se uno lo ascolta, però capisci che questo è un pazzo, diffondere le idee di questo pazzo. Che adesso è iniziato lo sterminio, la strage degli innocenti, che è iniziata proprio in questo mese, dando il via alla vaccinazione dei bambini. Ora io voglio dire una cosa, tu dici: se io ospito per tre quarti d'ora Eliseo Bonanno faccio parlare, tu mi devi venire a rompere i coglioni. Libertà di espressione, anche ma non è questione financo di libertà. Per Eliseo Bonanno, ma financo andrebbe per introdotta Bonanno l'intervista dicendo: la persona che state sentendo è completamente fuori di testa. Dai, su, e certo, basta. È un coglione, chi state sentendo dice delle cose che non sono in alcun modo vere. Abbiamo in collegamento, fermi tutti, ha chiamato il papà fascista, che credo che sia quello che ti ricordi fece piacere, mi è finito il maloc, sì, quindi non farmi arrabbiare. Gino da Vicenza, ciao Gino, ciao. Tu dici ciao a uno così, dici ciao. Va bene, grazie, ciao. Non puoi liquidare ha così detto, le lesbiche sono delle merde, è come la merda, mi fanno schifo, vomito, sono da curare, tu dici ciao, lo saluti così. Che cazzo devo fare, devo chiamare la polizia? No, denunciarlo, come fosse normale, ma è il tono con cui lo saluti, come fosse normale dire queste bestialità. No, allora, prima abbiamo introdotto un personaggio che si chiama Eliseo Bonanno, è il signor Bergassolo, che è sempre in collegamento con noi, ogni tanto ci dà dei suggerimenti in questa puntata, come dire, meta, come si potrebbe dire, meta gratis, no, in questo caso gratis, in questa puntata meta, come si può dire, meta radiofonica, la meta radio, meta, diciamo, no, lui sì, non interviene con la sua voce, ma ogni tanto interviene ascoltando, come collaboratore esterno. Il signor Eliseo Bonanno è un signore che sostanzialmente si definisce un ambasciatore di Dio in terra, anzi direttamente Dio forse. Vabbè. Una volta ha scritto sul suo sito Facebook: alle forze dell'ordine di ogni grado e tipo, fino ai ministeri, presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, ricordatevi che questa è la mia carta d'identità come ambasciatore Dio del regno di Dio in terra. Sappiate che tutti coloro che esibiscono la carta d'identità del regno di Dio sono regnanti su questa terra luciferina, e che questa carta è valida su tutta la faccia della terra e sostituisce i documenti emessi dai governanti e governi della terra. Sostanzialmente uno spostato. Chiamiamo. Pronto? Chi parla? Sono Cruciani, come stai Eliseo? Chi sei, Cruciani? Sì, dalla radio. Ma vaffanculo, zanzara di merda. Come stai? Come stai? Come stai? Ma vaffanculo! Mica te lo devo dire a te. Ma come non me lo devi dire a me? Ma che cazzo vuoi, stronzo di merda? Ma ti chiamo e mi mandi a fare in culo. Ma ti chiamo e mi mandi c'è a fare in culo. Clima, vedo. Sì, e ti mando a fanculo perché sei uno stronzo. Ma che stronzo? Ah, Elisè, vatti a fare fottere dai sionisti, i tuoi colleghi ascenaziti. Ascenaziti? Vai. Ma chi vai so? Da quello stronzo di Speranza, pure lui ascenazito come te. Ma come fa? Ascenazita? Ma io non so cosa significa ascenazita. Spiegamelo tu, io non so cosa. Ma non lo so, ma vaffanculo. Ma chi vuoi fare, lo ignori? Angeli miei, colpite questo stronzo e colpitelo a morte. Ma scusami, Eliseo, aspetta. Ha osato sfidare Dio. Vai a fanculo, stronzo di merda. Ma scusami, Eliseo, ma sei un uomo. Non ho visto da dove sei venuto. Ma sei un uomo di religione, non ti puoi esprimere in questo modo, tu. Richiamiamo, che caldo, il signor Eliseo Bonanno. Ma ti pare normale che un uomo di chiesa, o comunque presunto tale, si esprime in questo modo? Vai.
Pronto? Eliseo. Che minchia vuoi? Che se telefoni da Radio Minchia? No, da Radio 24, la radio dei padroni. La radio dei padroni. No, quale padroni? Siete stronzi e vi distruggeremo. Ma io non ho capito. Stronzi di merda. Ma io non ho capito che cosa sono i vaccini, secondo te. Cosa sono i vaccini? Io non ho capito. Ho letto alcuni. Ma basta un culo, mica devo dialogare, te lo devo spiegare. Sei così coglione. Tu lo sai benissimo che i vaccini l'avete fatti per sterminare l'umanità. Io non so niente, me lo stai dicendo tu, me lo stai dicendo tu. Dimmi una cosa, da me che cazzo vuoi? Ma scusa, hai parlato di rettiliani, Mi ha mandato. Ma nessuno mi ha mandato. È certo, Satana, che ti ho mandato. Satana, Satana ci ha mandato. Ascoltami, scemotto, ascoltami. Sono Parenzo, scemotto, ascoltami. Senti Eliseo, perché hai parlato di codifica degli umani? Perché hai parlato di codifica degli umani di 5G? Spiegamelo, che non l'ho capito. Perché io ho sputtanato, pezzi di merda. Ma chi hai sputtanato, Eliseo? Sputtanati. I vostri segreti sono stati svelati. Ma chi? Quali segreti? Ma tu sei un predicatore di Dio e mandi a fare in culo le persone. Certo, gli stronzi li mando a fanculo. Ma Dio non sarebbe d'accordo. Ti proclami predicatore di Dio e poi mandi a fare in culo, stronzo. La roba da pazzi, ma guarda. Quale predicatore? Ma perché lo chiami predicatore? Questo è un coglione. Perché lo chiami predicatore? È un coglione, poverino. Ma noi non molliamo. Dai con sto telefono, molliamo. No, non mollare tu che eri caldissimo, dai. Vai. Rifatemi il numero. Allora sei uno stronzo duro. Ma di io non riesco a capire. Ma sei proprio scemo allora. Sei veramente scemo. Ma allora sei uno stronzo duro di comprendone. Sono Parenzo. Ma come mai sei così stupido? Cosa è successo? Sei uno stronzo condensato. Perché tu sei così stupido? Ma Dio perché non sarebbe d'accordo. Dio, ti proclami scusami Eliseo, facciamo chiarezza Eliseo. State scusami, state morendo nella merda vostra. Nella stessa vostra merda state morendo. Ma vaffanculo. Ma scusa, sicuro, ma veramente sei convinto che il vaccino modifica il DNA? Psicotico. Tu sei convinto che il vaccino ritornerà nel culo come supposte, come tutti i missili che ha la Russia, l'S-500. Ma che c'entra? Vaffanculo. Parenzo, siete stati sputtanati. Ma da chi? Tutti ma da i siete chi? Della terra. Avete fallito. Cosa parla sto scemo? Guarda questo numero che questo qua mi ha rotto. Scusami, Eliseo. Questo vuole bloccare il numero. Vuole bloccare il numero il signor Eliseo Bonanno, che si dichiara ambasciatore di Dio sulla terra. Vai. Ultima volta, dai ragazzi, vai, mi sono rotto il cazzo pure io. Chi è? Eliseo, allora io vuoi calmarti un attimo? Ti vuoi calmare un secondo o no? Senti, io non ho nulla da dire, gli stronzi non gli parlo. Aspetta un attimo, ti devi calmare un attimo con me. Allora, tu no, parli. Che mi devo, non ti permettere tu di usare questo tono e di dirmi ti devi calmare. No, ma ti devi calmare. Se vuoi ti calmi. Ma se vuoi sei ti calmi. Uno psicotico. Allora, aspetta. Se voglio ti mando a fanculo. Certo, parolacce. Certo, assolutamente. Puoi mandarmi a fare in culo come vuoi, solo che mi devi spiegare. Bravo, mi devi. Assolutamente. Ma non solo. Ascoltami, sei Parenzo? No, sono Cruciani. Tu mi devi dire semplicemente che cosa significa transumanesimo, che cosa significa la trasformazione dell'uomo. Senti, Cruciani. No, mi devi, se vuoi me lo dici. Di merda, ti faccio pure un complimento nel dirti questo. Sì, dimmi. Io non ti devo dire nulla. No, perché non prendo ordini. Ma da va te. Bene, non è un obbligo, è una domanda. Non la interpretare come un obbligo. E io agli stronzi non rispondo. Ma io non sono stronzo, io ti ho trattato sempre bene, ti ho trattato, non mi rompere. No, tu sei uno stronzo, l'affermo io. Va bene. E non ti permettere di contraddirmi. Ma è chi se ti dico che sei uno stronzo. Scusa. Sei uno stronzo. Ma tu è vero che è vero che hai un passaporto, una carta d'identità che non è quella dello Stato italiano?
Ma che ne fotte? Eh beh, l'ho visto online. Ma chi te l'ha detto? Brunetta te l'ha detto? Ma che c'entra Brunetta? L'ho letta, ho letto il fatto che tu e alcuni tuoi seguaci scrivete alle forze dell'ordine, allora, di ogni grado e tipo, fine ministeri, presidente del consiglio, eccetera. Ricordate, sì, che questa è la mia e carta di identità. Chi cazzo sei per interferire sul mio dialogo con le forze dell'ordine? Chi minchia sei? No, ma scusami un attimo, però tu hai detto come ambasciatore Dio del regno di Dio in terra, mi sembra un po' troppo. No, sono Dio su questa terra. Sì, ma sei un, sì, Eliseo, ma sei uno pazzo, psicotico di merda. Eliseo, mi sembra un po' troppo, francamente. Autoproclamato. Sei uno psicotico. Uno psicotico, un pazzo psicotico. Oh, sei. Dimmi, dimmi, dimmi. Ma vedi, dimmi. Nel nome, ma vedi, del, no, Signore Cristo Gesù. Tappa, ma non dire scemenze, di pagliaccio, ma stai zitto, ma pagliaccio, non dire scemenze. Ma quale predicatore? Sei da ricovero, sei da ricovero tu, altro che predicatore, ma vaffanculo, imbecille. Il signore Eliseo Bonanno, Marco da Firenze. Scrive Vergassola, ma sì, sei sicuro che non sia un personaggio di Guzzanti? No, 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 esiste. Signore Eliseo Bonanno, è tutto vero, caro Vergassola. Ti assicuro, scrivi per favore a Vergassola, ti assicuro che il signore Eliseo Bonanno è tutto, tutto vero. Esattamente così come l'hai sentito. Marco da Firenze è un tizio che è stato qualche volta ospite della signora D'Urso, tra l'altro, la signora D'Urso nel passato, perché aveva una specie di setta che era piuttosto controversa, ma approfondiremo nei prossimi. C'è tempo, caro Davide, c'è molto tempo, come sai, purtroppo, sì, moltissimo, sì, tempo. Che ride Marco, ridi, dimmi, dimmi Marco, dimmi. Oh, buonasera Cruciale. Dimmi, dimmi.